scusa, ma stamattina alle 7:15 sono uscito di casa, non ho ascoltato niente e sono rientrato a casa adesso, sono andato a fare una visita ulteriore. E avrei voluto parlare, sai di cosa? Di Salvini che dice tutti ce l'hanno con i fascisti, con i nazisti, con Trump, con i razzisti. Cioè, ha fatto un elenco di gente che andrebbe eliminata dalla faccia della terra. Volevo che si parlasse io e te di quello stamattina. Purtroppo ho avuto questo impegno e purtroppo, va bene, per la salute questo e altro. Un abbraccio, ciao Albe. Una strana riflessione che ho avuto così, pensando al più e al meno. E ho constatato, e questo lo voglio sottoporre alla vostra attenzione, che le cose buone sono tutte di destra. Voi direte, come sarebbe a dire? E mo ve lo spiego. So Diego e ve lo spiego. Allora, il segno della croce lo facciamo con la mano destra. Se si deve salutare una persona porgendo la mano, si porge la mano destra. Io non ho mai visto uno che mette la sinistra, anche se è mancino, però saluta con la destra. Gesù era seduto alla destra del Dio Padre Onnipotente, non alla sinistra. La precedenza agli stop con le auto si dà a destra. Solo nelle rotatorie va dato alla sinistra. Ma negli stop, dove tu ti devi obbligatoriamente fermare, perché alla rotatoria, se non c'è traffico, passi e vai. Invece allo stop, per regola dovresti fermarti. E quindi eventualmente dare la precedenza a destra. Se vai davanti a un giudice per deporre, il giudice ti dice, o il cancelliere ti dice, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Alzi la mano destra e dica lo giuro. Non ti dice alzi la mano sinistra. Oppure ti fa mettere la mano destra sulla Bibbia e ti fa giurare con la mano destra sulla Bibbia. Ma ce ne sono tantissimi altri casi. Anche i militari, quando marciano, nella marcia, destro-sinistro, è sempre la destra quella che va avanti rispetto alla sinistra. Insomma, questa riflessione mi ha portato a capire anche perché in politica tutto ciò che di sinistra fa schifo e tutto ciò che di destra è perlomeno salvabile. Beh Alberto, io vorrei iniziare la mattinata ricordandoti cosa è successo ieri in chiusura, ovvero che Eros non è riuscito manco a mandare un cazzo di messaggio. Cioè, questo ha il diritto di parola, purtroppo, e non sa manco mandare un cazzo di messaggio. Ci rendiamo conto? Quell'analfabeta funzionale brutto pompinaro del cazzo che non è altro. A 20 miglia, al confine con la Francia, una dozzina di sporche negre clandestini di merda si sono introdotte di nascosto in un tir in sosta di un autotrasportatore francese per passare il confine. Il camionista, per fortuna, se ne è accorto e le ha fatte scendere frustandole selvaggiamente con una cinghia. Subito tutta la compagnia cantante Radical Chic è insorta, parlando di crimine inumano. Il camionista ha fatto benissimo. Se al di là del confine fosse stato fermato dalla gendarmerie, avrebbe passato i guai e sbattuto al gabbio.
e comunque i francesi avrebbero ributtato le negre a calci in Italia. La gendarmerie non scherza. I negri sono stati creati per essere frustati, come si faceva in Alabama, ma una semplice cinghia non basta. Ci vuole minimo un gatto a nove code, o meglio ancora un flagellum, quello usato dai romani per flagellare Gesù Cristo. Siamo di fronte a una vera e propria invasione. I negri vanno fermati in ogni modo. Ciao Lea Mauro Lucano, adesso che parlo devi dato più di dire per tutto, ma te, infatti sta chiamando tutti i capi. Sono quasi le 7, accendi il morning show di Gottardo e Aluni e pensi: ma che cazzo di argomento tirerà fuori mai oggi Gottardo? Ma Richard Benson, guarda che Isaac Benton. Ma dato che secondo il signor Vittorio von Stuttgart le cose migliori sono di destra, volevo chiedere a tanta roba del Carrefour se la sua palla tatuata che ride è quella di destra o di sinistra. Ops, è a seconda di dove la si guarda, mi sa. Buongiorno Gottardo, volevo solo dirti che ogni volta che mandi un audio di Vittorio il disagio sale a livelli estremi, veramente. Io mi sento in imbarazzo per lui e per le puttanate che dice. Il morning show è di tutti e io vi epurerò come delle merde. Card brutto coglione, la precedenza agli stop si dà a destra e a sinistra. Vai a cagare. Ma vai a fare in culo, cosa o modo? Ma come cazzo è che non sai mandare manco i messaggi? Io non capisco, e parli di vaccini, parli di scienza. Cazzo, impara prima a mandare i messaggi. Amaro Luciano piace il cazzo. Udite, udite, fringuelli e passeri del mattino, che è lieta la novella e sembra che sia finalmente nato il delfino di terra elvetica, principe ereditario di Zurigo. E noi non stiamo nella pelle per sentire le prime quotazioni di borsa che avrà dato appena fatto capolino dalla Real Vagina. Per quanto riguarda il resto, ultimamente non ci sto a capire un granché. So soltanto che sabato sera Pamelona Neri sarà al Play Club dopo la cena del morning show. E dunque venite in tanti, tantissimi, tantissimissimi, ma soprattutto venite. Gente di tutta Italia, ascoltate! Voi fascisti o comunisti, terrestri o asgardiani, cristiani o seguaci del maligno, cisgender o gender fluid, provax o novax, contribuenti o retributivi, il Morning Show è un programma senza filtri. Ogni riferimento a fatti e persone reali è del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Se le parole forti e le idee sguaiate vi disturbano, avete 30 secondi per cambiare canale. Morning Show dalle 7 alle 9, Gottardone ti sorprenderà. Fasci comunisti, fighe imprenditori, loro ti diranno poi la verità. Morning Show dalle 7 alle 9, se lo ascolti non ci crederai. 4-5 volte al giorno fanno l'amore. Questo non è mare in mano, 5-6 al giorno. Se vabbè, ma vai a fare in culo. Morning Show dalle 7 alle 9, è ora di finiamola con sto schifo. Morning Show, noi dobbiamo andare avanti. Buongiorno, mercoledì 17 luglio 2024, San Alessio e Alessia. E ricordate, se non scalate le montagne non potrete mai godervi il paesaggio. Ciao. Godervi, godervi, ma come parlate? Godervi, vabbè.
Ok, benissimo, questa è l'ennesima puntata del Morning Show. Io fino all'ultimo mi domando sempre, ma mi do malato stamattina? Perché avevo voglia di darmi malato stamattina, ero stanchissimo, infatti per quello che poi alla fine ho messo questa copertina molto lunga, grazie mille a Simona Luni, l'ha composta perfettamente, non era facile. Simona Luni che ci sopporta da anni, credo che ci sopporterà anche l'anno prossimo, magari scioglierà il riservo proprio nella cena di sabato 20, cioè fra 3 giorni noi ci troveremo tutti a cena al Wimbledon di Padova, c'è anche, come diceva la tizia della voce santosa, una sexy star, si chiama Pamela Neri, insomma non ci facciamo mancare assolutamente nulla. Mi arrivano voci orrende da Bologna con i giardinieri che si stanno caricando, tipo Silvestre Stallone quando doveva intervenire sulle ring con Ivan Drago. Ecco, io credo che ne vedremo delle belle o delle brutte a seconda del punto di vista, però di queste cose parleremo alla fine di questa puntata. Ci sarà anche una lunga intervista a Pamela Neri, pensate, una volta intervistavo i ministri e adesso intervisto Pamela Neri, ma il bello è che io lo considero l'apice della mia carriera questa cosa qui e non viceversa. Ma c'è una che ha intervistato capi di Stato, presidenti degli Stati Uniti, poi è andata in pensione, o almeno pensavamo che fosse andata in pensione, però c'è una notizia, ha iniziato a lavarsi i capelli, si chiama Giovanna Botteri e adesso che è in pensione si prende un po' più cura di sé e in qualche maniera interviene specialmente alla 7. La 7 è praticamente quella specie di casa di riposo in cui finiscono poi molti giornalisti pensionati tipo Augias, ma anche tipo la Botteri anche. E la Botteri era ospite l'altra mattina di un programma della mattina, non mi ricordo come si chiama, e questa era la sua visione sull'attentatore di Trump. Chi ha sparato a Trump era, fino a prova contraria, un repubblicano iscritto nelle liste repubblicane, un fanatico delle armi, che non è sicuramente qualcosa che contraddistingue l'elettorato democratico. Quindi non c'è in quell'attacco una matrice politica che possa far capo ai democratici, a Biden o di odio politico. È un paese in cui circolano le armi e dei pazzi hanno accesso alle armi, possono sparare e uccidere. Il numero di stragi compiuti nelle scuole, nelle strade, nei cinema, ma ce le ricordiamo tutti. Sì, ce le ricordiamo tutti, però la cosa interessante è capire il fatto che questa Botteri c'ha l'idea in testa che siamo tutti appartenenti a delle categorie. Allora uno non è una persona, no, è un democratico, è uno armato, è uno di 20 anni, no, è una persona, è uno sfigato. E lo spiegava molto bene Gerardo Greco, ma non sentiremo quell'audio lì, lo sentiremo più tardi. Sentiamo invece il profilo che facevano di questo attentatore. Seguite bene le parole e la parabola, direi discendente, della vita di questo, perché potrebbe spiegare molto sulle motivazioni vere per cui ha sparato poi a Donald Trump. Ma perché lo ha fatto? Cosa trasforma un ragazzino emarginato nel possibile killer di un ex presidente? Nessun biglietto, nessun indizio, neanche dall'analisi del telefono o del PC. Secondo gli agenti, Crox non avrebbe agito per scopi politici, anzi risulta iscritto tra gli elettori del partito di Trump. Ma chi era davvero Thomas Matthew Crox? Cresce a Bethel Park, i genitori sono entrambi terapisti comportamentali, papà repubblicano, mamma democratica. Si diploma con un premio in matematica di $500, poi ottiene una laurea di 2 anni in ingegneria e finisce a lavorare come cuoco in una casa di riposo. Thomas non ha profili social, è registrato su un sito di scacchi ed è iscritto al poligono di tiro insieme al padre, Matthew Crox. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo schivo che pranzava da solo e veniva bullizzato dagli altri. Forse, ha ipotizzato qualcuno, è da qui che parte tutto. Sarebbe stata la frustrazione, la voglia di riscatto per una vita percepita come insignificante che lo portano ad arrampicarsi su un tetto davanti ai cecchini del Secret Service e a puntare il fucile semiautomatico R15 del padre alla testa dell'ex presidente Donald Trump. È l'ultima cosa che ha fatto, ma le indagini suggeriscono che sarebbe potuto andare molto peggio di così. Nella sua macchina sono stati trovati 2 ordigni esplosivi. Quale fosse il piano e soprattutto il movente della possibile strage rimane un mistero. Siamo arrivati al punto di dire che Trump non è vittima, ma è carnefice di se stesso. Questo ragazzo che ha sparato a Trump
ha detto nell'ultimo periodo che odiava i repubblicani, odiava Trump, odiava i conservatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questi non si sanno proprio a quale santo aggrappare, sti cazzo di comunisti de merda. Aspetta, questo si chiama Croc? Com'è che si chiama? Scusi? Scusi, il vostro nome è signor Croc? No, vabbè, ma al di là di come si chiama questo, perché è un messaggio che capiscono in pochi, volevo fare una riflessione, cioè vedi anche questo che dice i comunisti del merda, come se esistessero i comunisti negli Stati Uniti, dopo le passate che gli ha dato MacArthur credo che non ne esistano, ammesso ne siano mai esistiti, però mette in discussione il modello americano, il fatto che la principale causa di morte tra gli studenti delle elementari, delle medie, delle superiori negli Stati Uniti siano i compagni di scuola che gli sparano al culo, il fatto che ci sia un terzo della popolazione che è super obesa e un quarto della popolazione, secondo una statistica che sentivo l'altro giorno, e che dice che di non aver mai fatto sesso, cioè almeno nell'ultimo anno, capisci che è un paese infelice. Ecco, io credo che la matrice del fatto che questo tizio abbia sparato a Donald Trump sia l'infelicità, e sono convinto che vada su per altri 4 anni a fare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che non si ricorda neanche il nome dei suoi interlocutori, o Donald Trump, cioè uno di 82 anni o uno di 78. Ecco, io credo che l'infelicità in quel paese non diminuirà. Era un paese bellissimo, gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano quel paese che aveva messo nella propria carta costituzionale il diritto alla felicità, e adesso l'unico diritto che rimane a un ragazzo sfigato di 20 anni che si è laureato in ingegneria e è finito a fare cuoco in una casa di riposo è quello di passare la storia per aver cercato di ammazzare uno dei presidenti più ridicoli della storia degli Stati Uniti, uno che certamente, come anche il suo predecessore, non aumenterà la chance di felicità di quel paese, di quegli abitanti di quel paese lì, che rimane magari tra i più ricchi, forse il più ricco pro capite, anche se una ricchezza basata sul debito, del mondo, però certamente non il più felice. Ecco, io credo che in questo secolo cambierà la politica quando i politici inizieranno a mettersi come priorità non la crescita dell'economia, ma la crescita della felicità dei loro concittadini, e io credo che la felicità aumenterà, o almeno la contentezza, così il brio, la gaiezza forse anche, e aumenterà sabato sera quando noi ci troveremo a cena. La grossa soddisfazione che io ho da questo programma non è certamente da un punto di vista economico, ma è da un punto di vista del buon umore, della riflessione e dello sfogatoio anche che riesco a realizzare ogni mattina grazie e nonostante la presenza di Simone Lunni, che magari vorrebbe un programma più serio e meno cazzeggiante, però ecco, io credo che il cazzeggio sia una grande liberazione per molti di noi, per me per primo, il motivo per cui lo faccio la mattina, che dopo mi sento meglio, rido pensando alle follie mie ma anche dei nostri ascoltatori. Mi scuso con Simone Lunni, che è una persona seria, ma purtroppo il programma, il morning show, è questa cosa qua. Ecco, io credo che se gli Stati Uniti prendessero spunto dal morning show, magari sarebbero un paese più povero sicuramente, facendo benchmark su di me, ma anche più felice, e non credo che sia una cosa da poco. Fammi sentire cosa ne pensano i nostri ascoltatori, Simone. Invece a me ha reso un sacco felice, cioè per meglio dire ha divertito molto quando Biden ha chiamato Zelensky Putin, ho riso tantissimo. McCarthy, Alberto, non MacArthur, comunque critichi gli Stati Uniti, vai in qualche valle alpina qua in Italia dove la gente ancora si accoppia con le capre, vai a Napoli se parli di obesità, dai, cioè vogliamo criticare gli Stati Uniti noi che siamo un paese con l'anello al naso? La felicità degli Stati Uniti, di popolo americano, stava nella sottomissione degli altri popoli. Gli altri popoli hanno iniziato a rompersi i coglioni dei poteri degli americani e adesso c'è questo casino. Capito il concetto, pisellino?
Alberto, minchia, la team mi ha potuto, non mi ha dato la promozione, adesso alle 7 hanno aperto i telefoni, ho chiamato, mi ha dato la linea adesso. Porca di quella troia, sarà la 20ª volta che mi potono, sta cazzo di team di merda. Ah, le do 3 giorni senza limiti, sì, ma intanto mi poti sempre 2 euro, devo ricaricare, vaffanculo la team, porco Ciao. Com'è la situation stamattina? Tutto bene? Certo, Trump e Rimban Biden sono dei vecchi rincoglioniti, ma in Italia gli ultimi presidenti della Repubblica non erano anche essi dei vecchi rincoglioniti? In poche parole, per te Alberto, il morning show è un po' come andare a correre. Mentre lo fai è una sofferenza incredibile, un gran sbattimento, eccetera. Però quando sei tornato a casa, che è finito, ti sei fatto la doccia e stai già meglio. Ma come cazzo parla stamattina Eros? Come cazzo parla? La felicità degli Stati Uniti. Ma vai a fare in culo. Guarda che Isaac Bento. Credevate di ascoltarvi tutto il podcast. E invece questo è l'antipasto, che con un po' di sadismo abbiamo deciso di mettere disponibile a tutti quanti. Ma per continuare ad ascoltare la puntata, devi abbonarti. Cioè clicchi sul link successivo, quello con il lucchetto, quello con scritto a pagamento, e paghi. Se no, ascolti solo gli antipasti.